a fare in modo che Ragusa fosse, la città fosse sempre più autonoma dal punto di vista dei conti, in modo tale che la Regione e lo Stato potevano anche dire non diamo più un euro alla città e noi potevamo rimanere ancora in piedi dal punto di vista finanziario. Quello che abbiamo fatto è anche fare investimenti. Abbiamo fatto in questi anni moltissimi investimenti, ad esempio sulle scuole, utilizzando i fondi europei che sono disponibili per le scuole, tutti i fondi cosiddetti PON, no? Il piano operativo nazionale per le scuole. È un piano che ci ha permesso di spendere fino ad ora quasi 8 milioni di euro su tutte le scuole di Ragusa. Noi abbiamo tutte le scuole ormai efficientate, con impianti fotovoltaici sulle scuole in modo tale da poter avere un risparmio anche lì, con gli infissi modificati, con le verifiche sismiche. Tutte cose che abbiamo fatto perché investire sulla scuola significa questo, significa fare in modo che il luogo dove i nostri ragazzi si formano sia un luogo accogliente, sia un luogo sicuro. Quella è la vera buona scuola, noi così l'abbiamo definita, non è quella che qualcun altro ci va a dare. E abbiamo fatto anche altri interventi in ambito per esempio turistico, perché abbiamo in Marina di Ragusa, troverete un lungomare rinnovato con aria verde, troverete la pista ciclabile di 2,5 km che ha visto migliaia e migliaia di persone quest'estate utilizzarla, perché è un fatto chiaramente di sostenibilità ambientale, di tutela dell'ambiente. E questi sono interventi che abbiamo fatto e che richiamano turisti. Noi abbiamo avuto quest'anno quasi il 30% in più di turisti che sono venuti a visitare Ragusa, a vedere il barocco, a vedere le nostre bellezze architettoniche. Abbiamo previsto anche per questo l'apertura delle chiese, dei nostri monumenti, stiamo prevedendo le app per poter fare in modo che i nostri turisti si possano muovere e possano visitare i luoghi di interesse con le app. E abbiamo fatto anche interventi per recuperare, per esempio, dei beni architettonici e dei beni culturali che erano abbandonati da anni, per esempio delle vecchie chiese che erano a Ibla, che non erano utilizzate, dove dentro ci sono dei tesori bellissimi, dei quadri anche del 600 e oggi la gente li può benissimo visitare. Quindi tutta una serie di interventi che abbiamo fatto, che oggi che abbiamo fatto chiaramente abbiamo programmato 2 anni fa, non li abbiamo programmati ora e per adesso riusciamo ad raccogliere dei risultati, perché un'altra cosa che abbiamo capito amministrando i comuni è che il comune è un pachiderma, è una macchina enorme, è un qualcosa che per muoversi ha dei tempi lunghissimi e quindi per poter avere dei risultati serve del tempo e anche questo è stato un passaggio importante che abbiamo cercato di fare capire ai nostri concittadini che alcune cose si potevano fare subito, altre cose si potevano fare nel medio termine, dopo qualche mese, per altre cose servivano anni. Oggi i cittadini a Ragusa vedono quello che abbiamo fatto, vedono che quando ripariamo una strada non vediamo chi abita in quella strada, non dobbiamo fare la cortesia a qualcuno, ma facciamo gli interventi in ordine di arrivo della segnalazione. Questa è una cosa che vi assicuro che è qualcosa che i cittadini apprezzano e che prima non esisteva, perché prima si doveva vedere chi abitava in quella strada per fare l'intervento. Questo è un modo di amministrare che fa breccia, che la gente apprezza e dal quale vi posso dire non si riesce più a tornare indietro, perché poi dopo non si riescono più a riprendere quei meccanismi in cui ognuno ha le cose perché sono un diritto e non perché sono una cortesia che facciamo. Ma questo si può fare solo se uno ha la mentalità, che è anche la nostra, di essere a servizio per un certo tempo per la comunità, non perché deve fare una carriera e deve stare in politica 30 anni. Io ritornerò al mio lavoro quando finirò di fare il sindaco, quindi tutto quello che faccio lo faccio per il benessere della mia città, dei miei cittadini, dei miei figli. Questo sarà ed è l'obiettivo per cui noi ci muoviamo. Quindi vi saluto con questo messaggio, anche per dare spazio agli altri ragazzi e portare anche loro la loro esperienza. Grazie a tutti. Allora,